Ma che ci fa la faccia di Gina Raimondo, cioè la segretaria al commercio statunitense, sulla cover del nuovo modello di Huawei? E perché questo nuovo modello, cioè il Mate 60 Pro, lanciato a sorpresa la settimana scorsa, sta facendo preoccupare così tanto gli Stati Uniti? Nella guerra dei chip lanciata dagli Stati Uniti alla Cina, il Mate 60 Pro è apparso come un fulmine a ciel sereno, ad indicare che le cose forse non stanno andando come gli Stati Uniti avevano previsto. E in questo video proviamo a capirci qualcosa in più. Bentornati su Dazebao. Come sappiamo, negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno imposto pesanti limitazioni alle aziende cinesi nell'acquisto di chip avanzati e il CHIPS Act statunitense di agosto del 2022 stanziava circa 280 miliardi di nuovi finanziamenti per promuovere la ricerca interna e la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti, includendo anche 39 miliardi di dollari di sussidi per la produzione di chip su suolo statunitense ed è uno dei più grandi investimenti quinquennali con fondi pubblici nella storia degli Stati Uniti. Ma oltre a voler incentivare lo sviluppo dell'industria dei semiconduttori sul suolo statunitense, il CHIPS Act aveva anche lo scopo di soffocare la crescita tecnologica cinese, uno scopo tutto tranne che nascosto. E come aveva detto la segretaria al commercio statunitense Raimondo, gli Stati Uniti devono collaborare con l'Europa per rallentare il tasso di innovazione della Cina. E lo stesso Biden, già nel 2021, affermava che se la Cina vuol diventare il paese più benestante, il paese più potente, questo non accadrà sotto i miei occhi. E gli occhi di Biden, si sa, sono rivolti alla Cina, e forse anche per questo che non riesce mai a prendere bene un gradino. E così, nel tentativo di rallentare il tasso di innovazione cinese o l'aumento del suo benessere, nel CHIPS Act è stata aggiunta anche una clausola esplicitamente anticinese. E ai beneficiari dei finanziamenti erogati da questo atto è stato sostanzialmente vietato di vendere o espandere la loro produzione di semiconduttori in Cina, e nello specifico ci riferiamo ai chip di fascia più alta e di nuova generazione, quei chip ottenuti con un processo di produzione a 3, 5 o 7 nanometri, una dimensione infinitesimale se consideriamo che lo spessore di un foglio di carta è di 100.000 nanometri. Quando parliamo di chip avanzati stiamo parlando di una delle cose più complicate che l'umanità abbia mai prodotto ed è un'industria globale nella quale nessun paese al momento ha un'autonomia completa, ma dipende da macchinari, brevetti, industrie o design dislocati in varie parti del mondo. E nella mappa dei chip, Taiwan, Corea, Giappone, Stati Uniti ed Olanda sono certamente i nodi fondamentali. Ed è per questo che il CHIP Act non vieta solamente alle aziende statunitensi di produrre o vendere in Cina chip inferiori ai 10 nanometri, ma lo vieta anche a quelle aziende di altri paesi che vogliono beneficiare dei finanziamenti statunitensi o rilocare parte della propria industria negli Stati Uniti. Ed è il caso della taiwanese TSMC, leader mondiale del settore, e che sta costruendo un suo impianto di produzione di chip a 5 nanometri in Arizona, un progetto che però sta andando più lento del previsto. TSMC inizialmente aveva pianificato di iniziare a spostare le apparecchiature per la produzione di chip intorno a settembre del 2022, ma la carenza di manodopera aveva fatto slittare questa data a marzo del 2023, ma recentemente la TSMC ha annunciato che rinvierà l'inizio della produzione del suo stabilimento in Arizona al 2025, a causa della carenza di lavoratori qualificati e tecnici necessari per spostare le apparecchiature nella struttura. E per sopperire a queste mancanze incontrate sul suolo americano, la TSMC ha anche annunciato l'invio di centinaia di lavoratori specializzati da Taiwan verso gli Stati Uniti. La costruzione dello stabilimento TSMC in Arizona è iniziata a metà del 2021 e considerate che per aprire un nuovo stabilimento sull'isola di Taiwan TSMC ci mette dai 12 ai 15 mesi, mentre per questo stabilimento americano si prevedono almeno 4 anni. Ma se la lotta dei chip si è intensificata negli ultimi 2 anni, Huawei è un caso speciale. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti aveva vietato già nel 2020 a TSMC di vendere chip di ultima generazione all'azienda cinese e da settembre di quell'anno Huawei aveva smesso di ricevere chip da Taiwan. E così nel terzo trimestre del 2022 Huawei aveva sostanzialmente esaurito le sue scorte e la sua produzione aveva subito un duro colpo, passando dall'essere il principale produttore mondiale di smartphone, dopo che aveva superato Apple e Samsung, a produrre solo il 4% degli smartphone a livello mondiale.
e ciò che Huawei non riusciva a produrre erano i chip necessari per prestazioni 5G e la qualità dei suoi nuovi modelli ne aveva risentito parecchio. Però da oggi le cose potrebbero essere cambiate. E proprio mentre a Pechino era in visita Gina Raimondo, la responsabile del dipartimento statunitense che ha imposto blocchi e sanzioni alla Cina, beh, proprio in quei giorni, a sorpresa, Huawei annuncia il piano di vendita del suo nuovo modello, il Mate 60 Pro. Un annuncio anticipato e di poche parole, dato che l'azienda non ha specificato che tipo di chip il Mate 60 Pro usa e non ha neppure specificato se si tratta di un telefono 5G, come quelli che Huawei era in grado di mettere in commercio nei suoi anni gloriosi, o se si tratta di un telefono 4G, cioè quelli su cui ha dovuto ripiegare dopo le sanzioni statunitensi. Huawei non ha specificato nulla di tutto questo e le caratteristiche su cui ha puntato maggiormente nel marketing del suo nuovo modello è la capacità del Mate 60 Pro di fare chiamate satellitari. È il primo smartphone al mondo in grado di offrire questo servizio. Anche l'iPhone 14 può connettersi a un satellite, ma solo per inviare messaggi SOS a numeri di emergenza. E lo smartphone di Huawei invece è in grado di utilizzare il sistema satellitare cinese Tiantong per chiamate satellitari vere e proprie. A ottobre 2022 Forbes si chiedeva quando gli smartphone avrebbero potuto ottenere un tale risultato, fino ad allora riservato solo ai telefoni satellitari specifici, e concludeva l'articolo dicendo che se prima o poi verrà aggiunta una connessione vocale satellitare agli smartphone, certo non bisogna aspettarsela nel breve periodo. E invece no, a quanto pare Huawei una soluzione nel breve periodo evidentemente l'ha trovata, ma paradossalmente non è questo ciò che sta facendo discutere di più del nuovo modello Mate 60 Pro. Il silenzio di Huawei sui chip del suo nuovo modello ha spinto molti analisti del settore a chiedersi quali siano le sue vere caratteristiche. E nonostante sulla carta il telefono non dica di supportare una navigazione 5G, la sua velocità di navigazione in realtà arriva però fino a 500 megabit per secondo, che è una prestazione simile a quella dei telefoni 5G di top di gamma di livello mondiale. Insomma, il Mate 60 Pro, anche se non lo dice, ha di fatto un chip a 5G. E lo smontaggio del telefono condotto da Bloomberg ha rivelato che questo chip è stato prodotto dall'azienda cinese Semiconductor Manufacturing International Corporation, cioè la SMIC, ed è stato prodotto con un processo di fabbricazione a 7 nanometri, che posiziona l'azienda a solo due generazioni di distanza rispetto ai chip di fascia più alta a livello mondiale. E l'azienda cinese è la terza fabbrica di chip al mondo a mettere in produzione chip da 7 nanometri, dopo TSMC e Samsung, e precede Intel di un paio d'anni. Fino all'inizio di quest'anno alcuni osservatori credevano che i chip cinesi fossero indietro di almeno 5 generazioni, con una distanza destinata ad aumentare a causa dell'attento sguardo di Biden che non permette alla Cina di avanzare nell'innovazione, ma invece a quanto pare no. E il lancio del nuovo modello ha sollevato parecchi dubbi negli Stati Uniti. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan ha detto martedì di questa settimana che il governo americano vuole conoscere la composizione precisa del processore del Mate 60 Pro di Huawei e il Washington Post in questo articolo ha raccolto le preoccupazioni di vari osservatori statunitensi. E il nuovo modello di Huawei mostra i primi progressi nello sforzo di Pechino di liberarsi dalla tecnologia americana e, come dice il Washington Post nel suo articolo, il suo lancio mostra come le sanzioni statunitensi non siano riuscite a impedire alla Cina di compiere un progresso tecnologico fondamentale. Un simile sviluppo sembrerebbe in linea con gli avvertimenti dei produttori di chip statunitensi, secondo cui le sanzioni non fermerebbero la Cina, ma la spingerebbero a raddoppiare gli sforzi per costruire alternative alla tecnologia statunitense. Per Paul Triolo, responsabile delle politiche tecnologiche presso una società di consulenza aziendale con sede a Washington, il nuovo telefono rappresenta un duro colpo per tutti gli ex fornitori di tecnologia di Huawei, che erano principalmente aziende statunitensi. E aziende come Intel o Qualcomm hanno già perso vendite significative in Cina a causa delle sanzioni statunitensi e questa perdita di guadagni sta limitando il loro budget per la ricerca e lo sviluppo. Inizia una spirale discendente nella capacità di essere competitivi con il resto del mondo, così ha detto un dirigente del settore al Washington Post, parlando in condizioni di anonimato a causa della delicatezza di questo argomento. Ma com'è possibile che si sia arrivati a questo? Le prime tre aziende a fabbricare con un processo a 7 nanometri sono state la taiwanese TSMC, la coreana Samsung e la cinese SMIC, che ha fornito questi chip a Huawei. E cosa hanno in comune queste tre aziende?
Lui, Liang Meng-song, un ingegnere elettronico taiwanese che nel corso della sua carriera ha partecipato all'invenzione di 180 brevetti sulla tecnologia dei semiconduttori e tutti in ricerche su tecnologia chiave. E in passato Liang Meng-song ha lavorato come ingegnere e direttore senior della ricerca e sviluppo alla TSMC di Taiwan, per poi spostarsi alla Samsung nel 2011, dove ha traghettato l'azienda coreana alla produzione in serie di chip a 14 nanometri 6 mesi prima della TSMC. Ma dal 2017, scaduto il contratto con Samsung, Liang Meng-song è passato alla cinese SMIC, portando con sé un team di ingegneri taiwanesi e coreani. Liang Meng-song inizialmente ha guidato SMIC nella produzione di massa di chip a 28 nanometri, portando l'azienda in una posizione di guida nell'aggiornamento del settore dei chip nella Cina continentale e facendola classificare tra le migliori fabbriche di chip di seconda categoria al mondo. Successivamente, Liang Meng-song si è concentrato sullo sviluppo di chip a 7 nanometri, inizialmente previsti per il 2022, ma già nel 2021 i chip a 7 nanometri di SMIC erano stati trovati nella tecnologia usata dalla canadese Minerva Semiconductor Corporation in un suo prodotto per il mining dei Bitcoin. Così come nel caso di questo nuovo Huawei, anche in quel caso la SMIC aveva mantenuto il silenzio sulla vendita del suo nuovo chip, probabilmente per evitare di mandare in paranoia gli Stati Uniti. Ma se già nel 2021 era chiaro che la SMIC poteva produrre chip a 7 nanometri, il lancio del nuovo modello di Huawei e le sue prestazioni mostrano come l'azienda cinese sia arrivata ad una produzione di massa. Liang Meng-song in Cina è celebrato come un eroe e gira anche una poesia di dubbio valore letterario a lui dedicato, che sarebbe questa qui, e che letteralmente più o meno significa che dove le foglie tornano alle radici, la SMIC è lì. E i semiconduttori serviranno lealmente il paese per tutta la vita. E fuori di metafora, la foglia che torna alla radice è evidentemente Liang Meng-song, che da Taiwan si è spostato in Cina, e questo Zhongxin sarebbe il nome cinese dell'SMIC, ma questo anonimo poeta qui gioca con gli omofoni e i doppi sensi. E Zhong indica anche la Zhongguo, cioè la Cina, e Xin è omofono di cuore. Quindi il verso suona anche come la foglia torna alla radice con un cuore cinese. A Taiwan invece non hanno dedicato a Liang Meng-song nessuna poesia, ma anzi gli hanno dedicato parecchi definendolo traditore, il Lü Bu dei semiconduttori, e Lü Bu è un personaggio della letteratura classica cinese e taiwanese, un personaggio negativo, oppure l'hanno definito la versione moderna dello schiavo della famiglia con tre cognomi, che sono insulti pesanti. Insomma, se gli americani volevano rallentare l'innovazione della Cina, per il momento hanno ottenuto l'effetto di caricare a molla i cinesi, che si sono messi anche a comporre poesie sui semiconduttori. Ma per quanto ci siano stati dei decisivi passi in avanti, per la Cina è ancora presto per cantare vittoria. E per fare questi chip a 7 nanometri servono tante cose, tra cui anche le stampanti litografiche prodotte dall'azienda olandese ASML, che è un'azienda che negli ultimi anni ha subito forti pressioni da parte degli Stati Uniti per smettere di vendere la sua tecnologia alla Cina. Come dice l'analista tecnologico taiwanese Tsai Huang-xin, gli Stati Uniti hanno richiesto ad ASML e alla giapponese Tokyo Electron di limitare le loro spedizioni in Cina. Ma ASML fino ad oggi ha usato alcune scappatoie per continuare a vendere le sue apparecchiature in Cina, cosa che ha permesso a SMIC di accumulare abbastanza stampanti litografiche per produrre questi chip da 7 nanometri. E a marzo di quest'anno i Paesi Bassi hanno concordato con gli Stati Uniti un blocco delle vendite della tecnologia ASML verso la Cina a partire dal 1 settembre. Ma venerdì scorso ASML ha annunciato che le è stato concesso dagli Stati Uniti di spedire le sue stampanti fino alla fine dell'anno. Ma il più grande ostacolo riguarda la litografia ultravioletta estrema, cioè il procedimento che permette di stampare chip anche al di sotto dei 7 nanometri. E ad oggi ASML è l'unica azienda che produce e vende sistemi di questo tipo per la produzione di chip da 5 o 3 nanometri. E manco ci fosse bisogno di dirlo, anche per questa tecnologia gli Stati Uniti hanno richiesto forti limiti e il sostanziale blocco di esportazione verso la Cina. Riuscirà la Cina ad avanzare anche nell'ambito della litografia ultravioletta estrema? In realtà è ancora decisamente troppo presto per poterlo dire con certezza, ma se ciò accadesse la Cina diventerebbe un paese sostanzialmente autonomo in molti dei passaggi richiesti nella produzione di chip di fascia più alta.
E le sanzioni servono a rallentare questo processo o otterranno il risultato contrario di velocizzarlo? Questa è la domanda che in molti negli Stati Uniti si stanno chiedendo. Per chi vuole approfondire questi altri temi legati alla Cina, potete abbonarvi alla nostra newsletter su TP, ed è il miglior modo per sostenere questo canale, o in alternativa con GoFundMe, trovate i link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video.